E adesso appoggio tutte queste belle telecamere, non so più dove metterle, ne ho 3, 4, 5, penso di essere, non lo so, un regista di Hollywood. Cosa penso di essere diventato? Pascal? Faccio Pascal da solo, sì, perché questo tratto me lo sono fatto da solo, come viene viene, non importa, cercherò nel montaggio di farvi contenti. Tutto questo per dirvi che sto per prendere in mano il volante e per fare la prova su strada prima dell'incontro con Bob, cosa che non abbiamo mai fatto, di solito la prova su strada è in coda, ma siccome ogni tanto qualcuno spegne il video prima, non ho voglia che ve la perdiate, la sto inserendo, sto andando, mamma mia che adrenalina! Sono stato uno dei primi ad averla questa meraviglia ed è stata adrenalinica l'importazione, avevamo voglia di averla e di essere tra i primi in Italia a potercela godere. Poi l'abbiamo guardata, io e i miei amici, l'ho fotografata, l'ho messa su Facebook e tantissimi di voi, come me, l'hanno pregiudicata, è un verbo che sto utilizzando per dire che questa Corvette forse l'ho giudicata male insieme a tanti di voi, è l'ottava generazione Corvette e credo fermamente dopo 15 giorni che la guido, dopo qualche mese che ce l'ho a casa, in questo momento ce l'ho in mano per la targa, l'amico compratore me l'ha lasciata in comodato d'uso per poterla metabolizzare insieme a voi. Devo dirvi che ho cambiato idea, devo dirvi che tutto quello che ho detto è stato d'impatto, è stato un vedere una Corvette che non abbiamo mai visto come prima di oggi, non l'abbiamo mai vista con questo musetto corto che in tanti banalmente la definiscono Ferrari, no, Ferrari non è, è 100% Corvette, una soluzione nuova, una rivoluzione come dico in tutte le mie recensioni, video, parole che condivido con i miei amici e non poteva che essere così. Non ci sarebbe piaciuta un'altra C7 aggiornata probabilmente, qualcuno l'avrebbe criticata perché è sempre la solita zuppa, insomma sento tante parole sulle americane, da chi le ama, da chi non le ama, dai conservatori, eccessivamente conservatori quale sono io, e quelli che invece la giudicano senza sapere nemmeno di che macchina si tratta. Oggi siamo all'ottava generazione, 2021, non poteva, ripeto, non poteva che essere così, ho cambiato idea, ho cambiato parola, cambiato pensiero, ho voluto guidarla prima di confermare quello che vi sto dicendo, ho voluto rimandare il video perché mi sono detto, cavolo, se mando in onda il video che ho registrato appena arrivata rischio di lasciare in rete una traccia indelebile che fa parlare di lei in un certo modo e non volevo essere trainante in quella direzione, ho voluto prima di tutto guidarla e tenerla con me. Probabilmente, come dicono tanti, non è la mia Corvette, no. Anche su questo sto cominciando a cambiare idea, forse per come è l'automobile americana, per quanto sono radicato io, per come sono andate le cose fino ad oggi, noi guardiamo più indietro che in avanti, ma nel 2021 era giusto che la Chevrolet facesse qualcosa di nuovo e mai come oggi, dopo giorni che la guido, ve lo confermo. La trovo eccezionale, la trovo bella di linea, la trovo bella in ogni spigolo, non hanno lasciato nulla al caso, adesso passiamo alla telecamera agli interni e a tutte quelle sfumature che non potete perdere, che vorrei accentarvi, non accentuarvi, accentarvi, proprio mettere l'accento per capire che questa è la Corvette per come la vogliamo oggi. Stiamo parlando di una LT3 come versione col pacchetto Z51 Performance.
Le parole al volante probabilmente vi faranno capire il resto di quello che ho sentito guidando la macchina, ma adesso voglio passarvi la telecamera nei dettagli, voglio entrare in quello che è la brochure di Mauro Valli, in quello che è la percezione visiva della vettura, la percezione al tatto, la percezione di tutto quello che è precisione a livello costruttivo, un disegno pensato. Nulla, nulla secondo me è stato firmato per non dire deve essere nuovo, deve essere fatto così. Cose che non dicevo i primi giorni, cose che lasciavo un po' all'articolo di giornale, al commento, anzi tenevo forza al commento che diceva però cavolo no, non c'è spazio per i però. Se non vuoi una Corvette C8 prenditi qualche cosa di antecedente a lei, prenditi una delle 7 generazioni prima dell'ottava. Ma non dire, come ho fatto io i primi giorni che l'ho vista, che l'ottava generazione non doveva essere così, perché rischi di passare da superficiale, rischi di non essere uomo d'automobili fino in fondo. Questo è quello che ho rafforzato godendomi questa meravigliosa macchina del mio amico Attilio, che non poteva non lasciarmela perché gliel'ho rubata, gliel'ho sequestrata per la targa e ho voluto fare di lei quello che ho voluto per qualche giorno, al volante e non. In garage non, video e non, l'ho voluta fotografare, l'ho voluta aprire, l'ho voluta toccare in ogni angolo. Vediamo se riesco a farvela passare e poi raggiungiamo il Bob in officina, perché è con lui che dobbiamo andare, lui è bastian contrario, molto più bastian contrario di me, per cui voglio capire che cosa ha da dire. Quello che state vedendo, questo anticipo di registrazione sul video che è stato caricato, è stato registrato dopo l'incontro con lui ed è già la seconda volta che la registriamo, però anche lui come me un paio di domeniche fa mi ha detto: Valli, mi sa che è meglio che ci ragioniamo sulla Corvette C8 prima di dire tutte le cattiverie che abbiamo detto, fatto, pensato. Voglio raccontarvela, voglio in qualche modo trasmettervi quello che è la Corvette C8 oggi, l'ottava generazione Corvette, di una macchina che come la Porsche Carrera affonda le radici nel fondo della terra, nel lontano 1953, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 generazioni lunghe, tutto un decennio l'una, che hanno portato a una macchina per come doveva essere oggi. Passo la telecamera e poi vado a guidarla e poi raggiungo Bob e poi non lo so, so solo che ho fatto un sacco di immagini. Io faccio il tampone tutte le settimane, non ho la mascherina perché faccio il tampone tutti i lunedì, sono negativo. Metti la mancia, metti la moneta. Ce l'ho la moneta. Non fare te il barbone, metti 100 euro. La metto dopo però magari. Lo so che è una scusa per non metterli più, comunque va bene lo stesso. Va bene. Lo so che devi sgridarmi. No, non ti devo sgridare Bob, però è arrivata, l'abbiamo pregiudicata male Bob. Io e te, ti ricordi quella telefonata che l'ho presa in giro perché mi si è accesa la spia nel cruscotto che mi diceva che era scarico il telefono? Allora dico, ma tutte ste luci, tutti sti bottoni, voglio il motore e il cambio, no? E lì hai caricato la dose tu. E io sì, l'ho caricata perché da quella macchina lì non mi aspetto di vedere una roba così, capito? Cioè la macchinetta del caffè, metti la chiavetta, ti dice di tutto di più, quanto zucchero, meno zucchero, dolce, amaro, macchiato. Non mi è partita la molla per dire provala. Io invece poi
ho avuto la fortuna, no, di gestirla perché c'è la targa, la macchina è di un amico, per cui totale libertà di utilizzo e abuso del motore del cambio e delle ruote. E l'ho contemplata tutto un weekend, me la sono portata a casa. Oh, l'ho guidata e ho capito che doveva essere così. Ha cambiato idea. Io non ti voglio influenzare, ti dico solo che mi sono pentito di quello che ho pensato. Il pregiudizio, il preconcetto, le brutte parole che ho detto, tanto sarà così, sarà troppo in là perché mi piaccia. Guarda che non so se mi convinci. Ma io non ti devo convincere, io tutto voglio fare tranne che convincere Bobbiese. Allora, avrete capito dalla premessa che mi sono fatto uno shampoo da solo, per quanto mi sono detto quando è arrivata, no? Perché non c'è come averla in mano per impazzire. Intanto per iniziare, metabolizzarla è veramente semplice, si fa amare dalle prime battute, per cui tutto quello che sono i preconcetti legati a ma forse la Corvette non doveva essere così, ecco che ti crollano immediatamente, in men che non si dica. Poi l'accendi, sali e schiacci la mappa Z, la mappa preimpostata più figa del mondo, nel senso che loro ti hanno dato la possibilità con il pomellone mod di selezionare il tracciato che vuoi, la modalità sportiva che vuoi e fare tutto quello che ti pare piace con questa macchina, compreso togliere l'antipattinamento, che facciamo subito perché per quanto mi riguarda potrebbero mettere in corto i fili e lasciarla libera, però è giusto oggi in una macchina del genere anche controllare il differenziale posteriore e non far fare quello che si vuole agli ignoranti come me, ignoranti nel senso simpatico del termine. Allora, guidarla è uno spasso, percepirla al tatto è incredibile, questo volante quadrato da macchina da Formula 1, queste sospensioni magnetoreologiche controllatissime ti regalano un contatto al suolo e un inserimento in curva che ti fa crescere il casco in testa e ti fa sentire pilota. Questo PDR, questo monitor di bordo che ti permette di registrare anche quello che stai facendo, audio incluso, mi fa letteralmente impazzire. Adesso voglio andare a fare un giretto per Lissone e magari registrare qualche tratto un po' veloce nel rispetto del codice, perché dobbiamo trovare chiaramente strade chiuse piuttosto che strade libere dal traffico se vogliamo regalarvi qualche sensazione motore. Una cosa è certa, se questa è la macchina di partenza virgola, perché la Corvette c'è col vestitino LT1, LT2, LT3, a cui puoi aggiungere il pacchetto Z51, per cui base di partenza, perché rumori della rete dicono che la Corvette Z06 potrà essere 4005 biturbo da 800 cavalli, sempre 8 cilindri, mentre la ZR1 5005 biturbo con l'apparato ibrido da 1000 cavalli, per cui fatemi dire che ne vedremo delle belle con questa nuova Corvette. Per quanto riguarda andare in giro, toccarla e accelerare come sto facendo, io auguro a tutti voi di avere la possibilità di provarla, soprattutto a chi, ai criticoni, a quelli che come me l'hanno pregiudicata, sto usando questo termine, prima ancora di sapere come fosse, prima ancora di toccarla. Quindi questo muso corto, che banalmente qualcuno dice assomiglia alle Ferrari, l'hanno copiata troppo alle Ferrari e bla bla bla, ognuno può dire chiaramente e pensare quello che vuole, potrebbe essere sbagliato, perché questa macchina va comunque giudicata anche tecnicamente. Non potevano in nessun modo ripetere una C7 marchiata solamente C8, non potevano non cambiarla, l'avremmo criticata perché avremmo detto è sempre uguale, e chiaramente spostando nel posteriore il motore devi accorciare il frontale, i pesi dobbiamo distribuirli, il motore dietro le spalle non si sente, nel senso che non c'è una vibrazione, non c'è l'ombra di un fastidio come invece a volte capita con le supercar di questa generazione. La modalità Z, come ho detto prima, è la mappa che ti accompagna in giro,
pronta ad andare veramente forte. Io posso anche toglierla, le marmitte diventano più silenziose, la macchina diventa dolce come una vettura di tutti i giorni, e le sospensioni ti accompagnano nei buchi che Alissone non mancano, non c'è città al mondo ormai dove non cadi dentro in un tombino e ti tocca uscire con la fune perché la macchina non basta, ci vorrebbe l'H2. Ma quando metti la Z è altrettanto delicata se vai piano, ma pronta alla violenza. E questa è la dimostrazione. Il cambio automatico 8.1 LT, se non ricordo male la definizione, perdonatemi se faccio qualche errore, ma in sovraimpressione sicuramente vi passerò la decodifica corretta, credo che lo sia comunque, è un dual clutch, ha due frizioni, per cui quando sentiamo cambio dopo frizione, bene, l'hanno fatto anche loro. Una frizione serve a pilotare le marce dispari, una frizione a pilotare le marce pari. Questo azzera i tempi di reazione. In questo momento vado a mettere il cambio manuale e vado a spalettare le palette, che quando le palette non comandano niente o comandano addormentate, uno le critica inevitabilmente. Ma volete sentire queste? 3, 2, 1. Cioè, questo non è un tempo di cambiata. Qua non esiste il tempo di cambiata, sembra un gearbox, sembra qualche cosa che non si è mai provato prima. Io un po' di macchine sportive le ho provate ed effettivamente sono migliorate negli anni, no? Per quanto riguarda i numeri, le prestazioni e tutto quello che è la sensazione di potenza sotto il sedere. Ma la velocità di cambiata del cambio su una Corvette io così non l'ho mai sentita. Io che dico sempre che fino a quando non avrò 90 anni e la gamba di sinistra mi aiuterà a schiacciare la frizione, lo vorrò fare, voglio cambiare io. Porca miseria, un cambietto come questo qua, qualche ripensamento te lo fa venire, eh? Quindi hanno messo il cambio a 7 marce manuale, ma fatemi dire che probabilmente alla prova su strada potrebbe anche mandare in crisi gli irriducibili del cambio. Il bello del doppia frizione è comunque, oltre alla velocità, è l'immediatezza della decompressione motore. Quindi quando freniamo abbiamo la scalata, non abbiamo la frizione da schiacciare, non abbiamo per i puristi la leva, ma abbiamo sicuramente un'immediata risposta del motore che ci aiuta a non appesantire i freni. La frenata indiscutibile, non hanno messo i freni carbo, che sicuramente saranno opzionali nelle versioni successive o nelle versioni estreme. Ma quattro dischi in acciaio, come hanno montato su questa macchina, perfettamente proporzionati al peso della vettura, non ti fanno mancare niente, anche nella frenata pesante. Chiaramente non reggono una pista, è un giro e mezzo a Monza, probabilmente ti vedrà con il pedale duro, vibroso e i dischi rossi. Però indubbiamente la frenata c'è. Adesso non ho ancora visto sui dati quanto fa da 100 a 0, andrò a scoprirli magari anche dopo questo servizio, perché non sarà la prima volta che vi parlerò di questa macchina. Ho voglia di metabolizzarla con dati miei, anche perché i dati da rivista secondo me hanno sempre qualche virgola taroccata, non sono mai onesti fino in fondo, né per quanto riguarda i consumi né per quanto riguarda le prestazioni, c'è sempre qualche cosa che in qualche modo non mi quadra. Però porca miseria, che macchina che hanno fatto, ragazzi. Adesso sto entrando in superstrada, voglio vedere. C'è un po' di traffico, quindi non posso fare granché, però un terza seconda come sto facendo adesso ve lo faccio sentire. La cambiata con la sparata, mamma mia, quando fa patabam, patabam, wah! Proprio ti si raddrizzano quei quattro peli che mi sono rimasti, che mi faccio anche biondi per farli vedere meglio, ma il cervello se ne va, il cervello se ne va. Sta macchina, ragazzi, questa Corvette a me ha stregato. Sono partito male, sono partito dicendo troppe cavolate legate a un pregiudizio, a quello che è stata la Corvette fino a ieri, e credo che tanti di voi ripenseranno a quello che sto dicendo. Sono curioso di chiacchierarmela con Bob, voglio anche dichiararvi che questa mia prova su strada è stata fatta a posteriori della registrazione con Franco Pugliese, che mi piacerebbe che voi ascoltaste, perché l'ho fatta provare a lui, l'abbiamo condivisa, abbiamo parlato di un po' di tutto. Lui è ancora sulla falsa riga del mio primo buongiorno alla Corvette C8, quindi è ancora legato alle generazioni precedenti, al suo modo di essere pilota. L'ha guidata, ma non l'ha guidata tanto quanto l'ho guidata io vi posso dire
per quello che può contare la mia parola, che mi ha soddisfatto al 300%. Le prestazioni non si discutono, 2.8 da 0 a 100, 307 velocità massima. E come ho detto e ripetuto in più occasioni, il club del 3 è molto stretto. Il club del 3 è riservato a poche vetture. Il club del 3 è quella proporzione sotto i 3 secondi da 0 a 100, sopra i 300 km orari. Quello che succederà con le versioni successive, le versioni strapotenti, non lo so, ma io potrei, tra virgolette, e qui dico un'eresia, potrei accontentarmi della Z51 Corvette C8 che sto guidando. Continuo il mio giro, passo la palla al mio amico Bob e ci vediamo per i commenti, per vederla un pochino da vicino, secondo i suoi occhi e non solamente i miei, che sono inevitabilmente gli occhi di un innamorato, non c'è niente da fare. Oh, quella faccia lì che ha Bob, guarda quella faccia lì da svogliato, lo vedi? Ce l'avevo anch'io. Avevo un punto di domanda che dice, ma possibile? Fronte corrucciata. Sempre orgoglioso di averla, perché però, wow. Però ho detto, boh, io non lo so. Vabbè, oh, vado, dai. Io ho cambiato tutto, vediamo cosa dice. Ciao, montami le GoPro, Pascal, che andiamo, dai. Ci vediamo dopo qui nei Ballistone. Bob. Dai, togli sta cazzo di mascherina che non ti sopporto, sei da solo in macchina, la minchia. Ma sei da solo in macchina, ti attacchi lo starnuto da solo. Senti, già c'è già troppa roba, c'è già troppa roba, si è già accesa troppa roba, però va bene. Non rompere, non rompo. Aspetta che sto giocando con la telecamera, non capisco. Con che macchina la seguite voi? Allora, non ti interessa? Z non vuol dire zio. Ok, vuol dire Z51, vedi che cambia l'umore degli scarichi, cambia tutto. Questa è la mappa preimpostata più figa che ho provato nel weekend. Ok, se vuoi selezionare altro c'è là sotto, ma io ti consiglio la mappa Z. Così è standard, quindi modalità silenziosa, economica, il 4 cilindri si spegne, hai capito, e bla bla bla. La mappa Z è quella performante per l'utilizzo di chi non ha voglia di studiare la mappa della macchina. Che motore ha, che non sa neanche che motore ha? 6200, 8 cilindri aspirato. Puoi dire quello di spostarsi da per favore. È la nuova generazione dell'LS dedicata alla Corvette, la Z51. Sì. Ti ricordo che ha il carter secco, quindi ha il motore più basso di 3,5 pollici, perché gli hanno tolto la coppa. Queste robe me le spieghi dopo. Tanto devo affezionarmi. Io lo so che molti di voi mi stanno invidiando, però io, ragazzi, boh, non lo so. Per il momento no. Certo, è una figata pazzesca, però non lo so. Non lo so, io nello specchietto vedo un Wrangler dell'89 là dentro, dico, ma io uscirei con quello, sono fatto male. Quanti staranno dicendo, Bob, sei proprio un pirla. Qui devo stare attento perché tocco sotto sicuro. Tasto lift, vehicle raising, sta alzando la musata, a scanso di vado piano. Allora, so che sembra una follia, ragazzi, ma è veramente andata così. E più di una volta mi ha detto, Bob, dobbiamo fare la prova C8, non possiamo, la lasciamo lì, cosa fai? E sai quando dici, boh, io non... Mauro, io... Sì, no, proviamo, bellissima, per carità. Sogno, pazzesco, una roba... Però, quando poi mi giro da lui e vedo, non so, l'SRT, vedo un altro pick-up che mi piace, vedo il Wrangler, vedo il Renegade, vedo quelle macchine lì, la Bel Air degli anni 50, e io dico, no, dai, facciamo quella. E ho sempre fatto in modo di evitare la prova, ma non perché sia un pazzo furioso, mi state dicendo, ma sei rincoglionito, ma non vedi che il sogno di tutti noi è provare la C8? Lo so, però sapevo a priori che mi sarei trovato al volante di una macchina meravigliosa, straperfetta, c'è tutta sta tecnologia, però alla fine è veramente quello che io cerco da, lasciamo perdere che non me la posso permettere, ma è veramente quello che cerco da un'americana? Probabilmente per molti sì, per il suo fortunato proprietario assolutamente sì. Io forse ho una testa un po' diversa, no? Sono ancora per le Corvette di qualche anno fa, qualche modello fa. Io ho provato delle emozioni con la Z06, una delle prime prove che feci con Mauro all'epoca quando ci siamo conosciuti. Devo dire che se lui mi avesse riproposto di fare la prova di quella sarei stato più contento, però vabbè, ragazzi, sacrifichiamoci, dobbiamo provare il bolide giallo, proviamo sto bolide giallo, so che mi farà paura,
Minchia, se tira, fa veramente spavento. Speriamo che faccia anche una strada senza dossi, perché mi fa, boh, andiamo, poi devi provare a mettere giù. Minchia, qua se pigli il dosso male, sfondi tutta la parte sotto. Impressioni. Vabbè, impressioni dal punto di vista visivo. C'è tanta, 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 tanta roba. C'è tanta, tanta, tanta roba. Mi sarebbe bastato personalmente quel cruscotto lì, digitale super bello, che poi cambia. Adesso poi metto il tasto Z, quello che mi ha detto Mauro, così almeno cambiamo anche la grafica. Vediamo se si ferma, sto cornuto. Sì, si è fermato. E poi c'è quello che ormai è diventato immancabile, no? Il comparto multimedia con il televisore 55 pollici qua in mezzo, con una marea di funzioni che non me ne batte proprio la minchia di averle, nel senso che io una macchina così la voglio guidare. Se poi voglio avere tutto sto panorama, mi piglio una Mercedes, mi piglio una Renault, mi piglio, no, una macchina che faccia quella roba lì. Questo è il parere mio personale. Poi, come potete vedere, c'è questa sorta di divisorio tra, e questo mi piace, c'è questo divisorio tra la parte del pilota, che è qua, e la parte del passeggero. Il passeggero non deve scassarcela, per cui deve stare di là, deve ringraziare di essere stato caricato o caricata in macchina, perché questa è la goduria nostra di chi la guida. Qua c'è una miriade di pulsanti, riscaldamento sedili, ventilazione, c'è un po' di tutto e di più, veramente di tutto e di più. Però io ripeto, mi accontentavo del volante tagliato sopra e sotto, super bello, e di quella strumentazione lì, perché poi schiacciando il tasto Z vado subito a capire cosa cambia, oltre alla colorazione, la grafica e il layout dello schermo che ho lì davanti agli occhi del cruscotto. Cambia la musica, cambia la musica. Io lo sapevo che Mauro sapeva che io sarei rimasto scioccato da questa effusione amorosa che il vuoto scatena con il tasto Z, ma anche senza il tasto Z si capisce che è una macchina fulminea, che va, che vola, che vuole decollare, che questa sua forma particolare che analizzeremo dopo, che non mi convince, ma che analizzeremo dopo, probabilmente ha un significato aerodinamico molto molto esplicito. È un vero e proprio aereo, è un vero e proprio aereo. Quando Mauro mi ha chiamato sabato che era in giro con questa, dice, boh, guarda che ti faccio ricredere, ma lo so Mauro, lo so che è precisa, perfetta, che è come un cliente Corvette di questa generazione vuole che sia questa vettura. Io non ho mai provato un Ferrari Coevo, non ho mai provato una Ferrari dell'ultima generazione, però non ho dubbi a pensare che siano cazzi anche per le rosse di Maranello, no? Poi ognuno ha i suoi gusti personali, però la cosa bella, e qui capisco Mauro che l'ha usata per una settimana ininterrottamente, è che è una vettura anche con il tasto Z è guidabile, non è fastidiosa. Io non voglio far nomi, non voglio risultare stantio, burbero e fastidioso, però qualche anno fa provai una tedesca, italiana, ormai tedesca, e dissi, ho capito, sì, il fascino, la scritta, il rumore, il casino, ma come fai a girare con una macchina così? Praticamente impossibile da usare. Non era una delle ultime generazioni, per cui non so adesso se avete capito di che marchio parlo, non so se adesso sono migliorate, però questa qui la usi veramente. Adesso ho rimesso il tasto, ho tolto il tasto Z, la usi veramente come una vettura da tutti i giorni, e questo credo che non sia qualcosa da sottovalutare, perché so che Porsche, qualche altra vettura con queste prestazioni ha queste caratteristiche, ma non tutte. Mamma mia, è pazzesca però, Si trasforma da una patata super guidabile, silenziosa come poche, in una belva assassina. Incredibile. Adesso mi ha fatto segno Valli che devo uscire da Giussano, poi non so dove devo, però non so dove devo girare. Valli, dove devo andare? Non mi fa segno, vabbè, fa niente. Cavoli, anche come sospensione è pazzesca. Qui la strada non è proprio bella, 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 bella liscia, però lo potete percepire che sto viaggiando su un tappeto? Sono tutte cose che mi fanno realizzare quanto lavoro e che perfezione abbiano raggiunto. Chi è che spacca? Chi è questo qua?
Di questa... Boh, rispondiamo sperando che sia una gnocca. Allo? 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 Allo, allo? Allo, who's that? Allora, com'è? Valli, sei tu? Sono io che ti sto chiamando, perché secondo me hai cambiato la mappa Z per mappa zio. Allora, eh? Allora, sai, tu sai che non mi devi inquietare quando io guido queste macchine, soprattutto quando non sono mie, specialmente questa che non potrò mai permettermela, neanche nella prossima vita. Sai che io me la devo godere. Questa vola, non è che va forte, vola. No, la mappa Z l'ho messa prima, adesso se vuoi la rimetto, anzi subito. Devi rimetterla, devi farmi adesso un kickdown appena puoi. Sì. Una cambiata me la devi promettere. Allora, la faccio subito mentre siamo in diretta. Stai lì, io ti vedo nel Taoe che in video. Metto giù. Fatta vedere, no? Ai vari e probabili, anche gente che è un po' fuori dal mondo americano, clienti che ho invitato per commentarla, perché avevo bisogno di commenti esterni. Porca miseria, Bob, il pubblico lo vuole così. Cioè, va proprio contro il nostro pregiudizio e preconcetto, quello che ce ne ha fatto parlare, non male, dai, non abbiamo parlato male. Siamo un po' contro questo avanzamento tecnologico troppo spinto per quanto riguarda la categoria e il segmento delle sportive, no? Che vorremmo venissero salvaguardati, lo hai detto tu poco fa con la battuta del monitor da 50 pollici. Però sai che quei contenuti esplosivi di meccanica di nuova generazione che hanno portato il motore posteriore anche alla Corvette, quindi stiamo parlando, porca miseria, di una macchina che ha stravolto, no, la sua figura, è una rivoluzione totale di quello che era il progetto Corvette. Quindi a questo contenuto nuovo, e ribadisco, dopo averlo provata e metabolizzata, dico che non potevano farla diversamente, i clienti abituati al moderno la vogliono così. Mica io, te e pochi altri siamo l'eccezione. Lo so, io difatti mi sento, da quel punto di vista lì, mi sento un uomo fuori dai tempi. Devo dirti che prima ho apprezzato, beh, tu non lo usi, vedo, da quanto vedo non metti una freccia neanche se ti sparano gli indiani. Non posso, Bob, va bene, sono okay. Contro il codice della strada. No, però ho apprezzato da pazzi che hanno lasciato però il rumore del cicalino della freccia come sulle Alfa degli anni 80, sentilo. Toc, è bellissimo! È bellissimo, è bellissimo. Vabbè, comunque, no, spaventosa, ma super. Ecco, non la pensavo così fruibile, Mauro. La pensavo più una belva scatenata, assetata di sangue. Invece devo dirti che mi stupisce il fatto che siano riusciti a renderla così bella, così sincera, perché è vero che non l'abbiamo guidata in pista, ma tu sai bene che io ho una mia filosofia: per strada bisogna andare tranquilli. Però devo dirti che si percepisce che ha una direzionalità spaventosa, soprattutto dell'avantreno, ed è una caratteristica. Tu mi perdonerai se faccio un paragone con un altro brand, ma è un brand che tu stesso apprezzi, però avendoci corso con quel tipo di vettura so di cosa parlo. Ha l'avantreno, ha la direzionalità di una Lotus Elise da gara, e questo è, per gli appassionati che sanno che cosa sto dicendo, che hanno guidato quel prodotto lì, sanno che la Elise ha quella caratteristica di inserimento nelle curve che non hanno le altre vetture. Questa ha quell'avantreno lì, per cui non so se c'è un'analogia di costruzione, non lo so, però le sto facendo un grandissimo complimento, te lo assicuro. Guarda, io credo che questa macchina in mano a Stefano Dasta in un circuito potrebbe stupire veramente, perché quella percezione di inserimento in ogni curva fa sentire pilota, anche me che pilota non sono, perché io dico sempre, sono un uomo d'automobili, le smonto al buio, le rimonto al buio, ma non ho la concezione del pilota da corsa, io non sono capace di andare in pista, al contrario di te, del grande Stefano Daste. Il pilota è una vocazione, è come saper cantare, è come saper suonare il pianoforte. Io, certo, dentro, io ti ringrazio di questa analogia, mi hai associato a Daste. Daste è una roba, il Bob è un'altra, però ti ringrazio di questa cosa qua. Però sarebbe molto carino coinvolgerlo, perché secondo me un suo parere, ma guarda, sono già convinto che ci direbbe quello che abbiamo appena detto, troverebbe delle analogie con le sue vetture da gara.
Io ti dico che mi sento pilota anch'io, no? Del tipo che mi porta nella curva dove voglio, dove probabilmente non andrei con un'altra, perché cioè, tiene la strada come una quattro ruote motrici, è comoda come una Cadillac con le sospensioni ad aria, cioè questo mix mi ha stregato, hai capito cosa mi ha fatto cambiare idea? Certo. Perché ha stravolto il mio pensiero con questi requisiti a mio avviso eccezionali. Certo, fantastico. Dai, il giro è quasi finito, ma adesso sono curioso di parlare a livello estetico e aerodinamico di questa macchina che alla guida non avevi dubbi, maledetto carogna, mi ha convinto, però adesso c'è da fare tutto il discorso sulle linee di questa Corvette che forse avrebbe potuto chiamare con un altro nome, non lo so, ma adesso mi convincerai anche sul fatto che hanno fatto bene a continuare a chiamarla Corvette. Allora, dimmi una cosa, Bob, ti voglio dire questo. Guarda un dettaglio, guarda la copertura dell'airbag, Sì? la copertura dell'airbag del volante, Sì? non è di plastica, la pappella e cucitura in contrasto. La cucitura dell'airbag passeggero è curata allo stesso modo. Gli inserti, le ali del cruscotto, cioè ci sono delle soluzioni interne che sono state firmate da qualcuno che le ha studiate prima di dire vanno bene così, perché le trovo solo in questa macchina, oppure le trovo in macchine di stra-altissima No, categoria, Mauro, no? assolutamente sì. A livello di costruzione, di scelta di materiali, forse l'ho premesso all'inizio, è qualcosa di eccellente. Non l'avevo ancora detto, però credo che i ragazzi a casa lo abbiano percepito, no? Che la qualità degli interni è veramente stratosferica. Per cui da quel punto di vista lì, nulla da eccepire. La seduta, vabbè, è classica Corvette, forse ci sono troppi bottoni alla tua destra, Qua, l'ho detto, sì, l'ho detto quella prima. pila di bottoni, non lo so se c'era bisogno di metterla con tutto quel digitale davanti, è una replica di tantissimi comandi che può essere carina, soluzione strana, alternativa, però è un doppio dei pulsanti con una fila di luci che la sera, boh, con tutto quel digitale davanti mi hanno Sì, fatto sì, sì. dire A no. me piace l'idea, prima dicevo che mi piace l'idea della separazione del posto di guida. Su una vettura così qua hai la percezione quasi di essere seduto all'interno di una monoposto. Per assurdo, l'avrei fatto anche più alto. Però ecco, tutti questi tasti, il riscaldamento, la ventilazione dei sedili, ma anche chi se ne frega, no? Oppure li nascondo sulla portiera. Però vabbè, ci sta, è una scelta dettata da questi tempi qua, ci può stare. Però a livello estetico l'alzata qui mi piace. Comunque, se entriamo negli accessori, oltre a questa bella Alcantara che vediamo dappertutto, queste rifiniture pazzesche, sedili riscaldati e condizionati, volante riscaldato, insomma, non ne manca niente, capito? È un No. pacchetto accessori che non ha neanche la 720S McLaren che costa 250.000 euro, capito? Esatto, questo poi è l'altro argomento che voglio trattare con te, cioè dobbiamo parlare di lei e dei concorrenti a livello di prezzo. Dai, va bene. Va bene. Io sono arrivato col mio catorcio, tu stai arrivando, Pasquale è ci ancora aggiorniamo lì? appena Perfetto, arriviamo. ok. Cosa ridi? Cosa Allora, cavolo vabbè, ridi? rido, non sapevo un sacco le mani. Vabbè, guidare l'ho già detto fin troppo. Ok. A livello estetico, Mauro, non è la mia macchina perché mentre davanti mi piace, anche se non è più la Corvette, non è più il muso di una Corvette. Dietro ti dico già che non mi convinci, cioè dietro te lo dico già, lasciate ogni speranza voi che entrate perché proprio dietro la me piace no. Devo dire che a livello aerodinamico si vede che c'è uno studio, che la macchina è pazzesca, non ha bisogno di alettoni alti 1,5 m, anche se a noi gli alettoni ci piacciono, però questa è studiata per stare in strada in maniera perfetta, a livello aerodinamico è incredibile. Però dire che dietro mi piace no, non me lo sentirai dire. Allora, sì, sì, no, nel senso che io ormai me la sono messa negli occhi. Io tutto quello che ho iniziato a dire insieme a te, accoppiato con te, sottolineando gli stessi punti, non dico senza sufficienza, perché dai, la sufficienza gliel'abbiamo Ma data no, ma fin dal primo certo, ma minuto perché dai, siamo uomini di automobili, ma per cui il certo. nostro è un po' un reclamo a quello che siamo abituati a vedere in una Corvette. Però ho cominciato a guardare. Ho detto, ma il centro stile Corvette cosa ha fatto? Ha fatto la cosa giusta o ha fatto la cosa sbagliata? Allora ho cominciato a guardarla con l'occhio del critico d'arte. Ho fatto come Sgarbi quando guarda una statua, no? E ho cominciato a vedere che i tagli ci sono tutti, non c'è una parte liscia.
cioè non ci sono più di 20 centimetri senza l'attenzione a un dettaglio, e già questo mi è piaciuto, perché ho detto magari tra un anno divento pazzo, capito? Guarda l'integrazione delle camere. Allora, intanto parliamo di un tetto in carbonio che dice la sua, e una parte posteriore spiovente, che quanti sono? 15 gradi questi qua. La camera integrata fa molto Lamborghini, l'abbiamo già vista. Le hai fatto un complimento? Se fosse un optional la metteresti? Allora, io le quattro telecamere, una sportiva così digitale, se non le avessero messe mi sarei chiesto, io mi sto proiettando in quelli che dicono adesso dobbiamo stupire il mondo con una macchina che potrà competere con tutti, ok, con un prezzo che non è più basso come una volta, Bob, cioè mentre prima potevi dire la Corvette costa 50.000 euro meno, questa costa come una Carrera 4, ok, per cui il prezzo è allineato, hai capito? Oggi uno deve scegliere per i contenuti, per cui cosa c'è di giusto e cosa c'è di sbagliato in questa macchina? La mia settimana nel metabolizzarla mi ha fatto fare un ragionamento distaccato da quello che farei se dovessi comprarla io. Perché se la compro io rischio di replicare quello che dici tu, rischio di essere inopportuno agli occhi di qualcuno e di fare il dietrologo, si dice così? E qui arriviamo alla parte posteriore, Mauro, quella che a me convince meno dal punto di vista stilistico. Ho capito, però guarda com'è nuova, questa parte qui hai ragione tu, c'è una prospettiva che aiuto non mi convince, ma porca miseria. Ma ti piace quei fare lì, Mauro, sai che forse il dettaglio che meno mi appassiona di questo posteriore? Sarà che l'ho vista viva la sera, le luci, la freccia dentro casa mia, dal box, cioè... Mi piacerà leggere i commenti degli amici. Io voglio leggere i commenti di perché chi... non so chi la pensa come me, chi la pensa come te, è bello che il mondo sia diverso, no? Non mi convincono neanche quelle griglie lì sotto al faro, se devo essere sincero, eh. Mi porti a dire sì, cioè se io ti ascolto dico sì, se la guardo nel suo totale dico no, cazzo doveva essere così. Cioè io mi sto proiettando in come avrebbero dovuto farla. Allora, vedi quanto è più larga rispetto all'anteriore, dietro? Ma gli hanno messo il motore. Un capì, cioè, però... ma c'è il motore qua dentro. È ma... tanto più larga, sembra... Ma... Mica, ma io se guardo sta tre quarti qua, mi sembra più una macchina da videogioco che una macchina vera. Cioè, ma ti prego, proietta la camera qui, guardala nella sua totalità delle linee, ma te lo dico perché ho cambiato idea, te lo dico perché prima dicevo quello che dicevi tu, oggi dico ma perché l'ho detto? Non lo so se mi è entrata negli occhi più che a te che l'hai vista quando è arrivata e la stai riguardando oggi, non lo so, questo servizio chissà quante volte avremo modo di replicarlo, anche perché i rumori della rete, prendete con le pinze quello che vi sto dicendo, parlano di una Z06 4005 biturbo da 800 cavalli e di una ZR1 5005 biturbo con l'apparato ibrido da 1000. Mamma mia. Per cui probabilmente ci sono degli accorgimenti che vedremo confezionati nell'altra, e se la differenza, se tanto mi dà tanto nella differenza quanta era prima, Bob, perché se noi prendiamo la C6 e la C7, dalla versione normale alla ZR1, se noi ci focalizziamo sulla differenza che c'era prima tra la versione normale e le versioni ZR1, questa è la Z51 e adesso ti spiego perché e quali sono le differenze, probabilmente ci stupiamo, cioè probabilmente quando la riempiamo di tutto quello che oggi non vediamo qui arriviamo alla conclusione, diciamo cazzo, ecco dov'era la macchina che stavamo cercando, 2.8 da 0 a 100, 307 velocità massima, e lo chiamano il club del 3, sotto i 3, sopra i 3, hai capito di che cosa stiamo parlando? Chiaro. Poi a me mancano 200 cavalli, perché è precisa, probabilmente i tempi li fa proprio perché è così proporzionata, ma a me manca il wow dei sopra 500, capito? Ti apro il compartimento motore. Dove l'hai messo sto cavolo di telecomando? Ma hai detto, là te l'ho dato, mi fa lascialo in macchina, se no poi non lo trovano. C'ha sempre ragione lui. Guarda dov'è, guarda com'è basso. Perché è così basso? Perché Z51 significa diversi dettagli legati al bilanciamento dei pesi, all'abbattimento del motore verso il basso. Vedi il tappo mobile? Quello è il tappo del carter secco. Lo vedi là, Bob? Esatto. Questo qua è il tappo dell'olio, del carter secco. Il motore non ha la coppia più basso di 3,5 pollici. Quindi i 10-12 centimetri della coppa non ci sono e il motore più in giù abbassa il baricentro, il peso di un motore voluminoso, porca miseria, ricordo che è un 6,2 litri, quindi non è un 3000 V6 biturbo, no? Ci sono un po' di...
c'è un po' di metallo in più da gestire, così basso la rende sicuramente più bilanciata e verso quello che abbiamo descritto con la percezione alla guida. Sospensioni magnetoreologiche, Quello sono così piacevoli. E per quello sono così piacevoli. ad ogni andatura, veloce e tranquilla. Una macchina che prestazionalmente mi fa impazzire, anche se l'estetica no, è la 720S McLaren. È la mangia supercar, ma è veramente da corsa. Lì ti cresce davvero il casco. È un pregio, eh? È un pregio, non la sto criticando. Esteticamente non mi piace quel musetto lì, sembra una giapponese. Quello è il muso di una supercar brutta. 250.000 euro, senza troppi optional. Qualcuno in rete mi ha fatto il confronto, ma la McLaren, e mi ha mandato lo screenshot delle prestazioni di questa e quelle della McLaren. Ho capito, ma non c'è confronto. Non puoi prendere la Z51 da paragonare alla 720S, non ci sta. Devi aspettare la Non è la ZR1. concorrente Non giusta. è lei la sua concorrente. Se me la paragoni alla Carrera 4, ci stiamo. Loro hai 4 ruote motrici, questa no, ma sono 500 cavalli entrambe, e allora siamo Certo. allineati. È come Ma se confrontassero te con Rocco Siffredi, sono no? più vicino io a Rocco Siffredi che lei alla Porco Giuda, me la son cercato. Comunque, guarda che compartimento pulito, carbonio dappertutto, pulizia totale. Non si sente niente in macchina. Zero. In macchina non sembra di avere il motore dietro le spalle. Cioè, non possono non essere elencati come pregi questi. Il video che ho fatto girare, dove faccio guidare Lui, Maura è mia moglie. moglie, le ho detto: vieni qua, guidala, l'ha presa la guidata. Forse non è così per una Lambo, per una 720S Quello che ho McLaren, detto hai durante la capito? prova, Cioè, non è così. e allora dico, questo non è un punto a favore? Oppure prendi una supercar come quella e devi alzare la soglia dell'attenzione e far sparire le chiavi prima che te le prenda chiunque, perché è pericolosa, perché è difficile, perché? Giusto. Hai capito dove sono andati i miei ragionamenti? Quindi mi sono distaccato, no, da quella che era la mia configurazione Corvette, mi sono proiettato nel mondo nuovo che è questo, e ho detto forse dovevano farla così. E Il tuo discorso fila. Certo. poi, come se non fosse abbastanza figa da vedere, te la apro. Intanto guardalo dietro. E poi, bene, l'abbiamo aperta. Abbiamo un'altra configurazione. Parliamone con attenzione, ecco, questo mi viene da dire. Io, ma anche tu eri un po' della mia idea, Ma no? come Alla no? macchinetta, cazzo, cosa Ma hanno io mi fatto? ricordo la prima sera, prima di metabolizzarla, l'ho presa, sono andato a casa, ho chiamato il mio amico Bob e gli ho detto: Franco, mi ha detto che ho la batteria scarica del Eri telefono. triste, hai detto Ero quasi quasi. triste, ho detto: perché l'approccio di questi 55enni, Anche no. nati col motorino e l'accensione a pedivella, li dovete capire, ragazzi, per Certo, cui non potete certo. non comprendere questo aspetto che per noi è una deformazione di quello che era la meccanica che è nata con noi. Sabri, non pagare la fattura Pascal, non Pascal. pagare Pascal, ma Non Sabri, non pagare pagare Pascal, che ha Pascal. fatto un danno irreparabile sul parabrezza della Corvette C8. Almeno 1.500 a spanne.